Inizi te? No, inizia te, che a me viene da ridere. Ah, io ho scritto, perché non sono attrice, Sono io pure. Sono abitante di questo quartiere, però non attrice. Però ci voleva. Perché non sono attrice, ve l'ho detto. Vabbè, va. Allora, Ministero dell'Amore, quindi tocca parlare d'amore. Ok. L'amore è dove è casa, dove è famiglia, dove ci si sente bene, a proprio agio. E questo si può dire dell'amore tra persone, ma anche dell'amore per i luoghi che sono nel nostro cuore. Ecco il quartiere dove abitiamo, io, mio marito, i miei figli. È questo quartiere. È un quartiere che amo. Il legame è profondo. Nasce dalla mia famiglia. Qui è nato mio padre. Lui è vissuto proprio qui, nelle abitazioni storiche. Quelle dell'Urra Casa, da dove siamo partiti, proprio in quella piazza. Il suo nome è Neno, anche se non c'è più. E con questo scrivere, ricordarlo, è come se fosse qui. Lui è vissuto proprio qui, in quelle case costruite nel dopoguerra, tutte le famiglie disagiate che abitavano nelle casette col tetto di paglia. Io amo questo piccolo villaggio di case indipendenti, ma anche tutto il quartiere, tutte queste case, dove ci siamo noi, dove ci siete voi. Quel quartiere dove abito io e anche questo fanno tutta un insieme di grande amore, di grande vita. Noi siamo un quartiere meraviglioso. Sono 17 anni che vivo qui, i nostri figli sono nati qui, i miei nonni hanno fatto la storia di questo piccolo villaggio. Mio nonno era il calzolaio dell'Urra Casa, lui faceva le scarpe, le risuolava sotto il sottoscala, nella sua casa, e tutti lo conoscevano, tutti lo ricordano. E allo stesso modo anche mio padre. Io sono cresciuta nel quartiere insieme ai miei nonni, nel giardino, in strada. Con la bicicletta, giocavamo in strada, e questo non credo oggi si faccia, e spero veramente tanto che si continui a fare prima o poi, di riuscire dalle case, di far giocare i nostri figli in questi luoghi. Il quartiere si è trasformato nei decenni. Spesso lo sentiamo nominare nei telegiornali, per fatti di cronaca, per spaccio di droga. Spesso viene definito un quartiere malfamato. A volte capita di essere in imbarazzo nel dire abito a San Basilio, ma il quartiere siamo noi, il quartiere siamo noi, noi che lo abitiamo, noi che lo viviamo con amore e orgoglio, noi che curiamo i luoghi. Noi che con i nostri pensieri, con le nostre parole, con le nostre azioni valorizziamo i luoghi dove viviamo. Con il rispetto delle persone, con il rispetto delle cose comuni, con la condivisione e la collaborazione, con la bellezza della vicinanza e del vicinato. Proprio perché la cura dei luoghi, delle abitazioni che si sono popolate di nuove famiglie, è ciò che ci rende fieri di abitare in questo bellissimo quartiere. Grazie.